Chiediamo che si passi davvero a una fase di riforme di cui c'è bisogno, che riguardano i giovani per dargli un futuro, che riguardano i diritti nel lavoro e quindi un lavoro non precario, e allo stesso tempo il fatto di andare su una strada in cui l'invecchiamento, come si dice, sia davvero un invecchiamento attivo, fondato su diritti e fondato su uno Stato sociale che va esteso e riformato dalla legge sulla non autosufficienza a un miglioramento della sanità pubblica fino anche a un nuovo sistema di pensioni, perché la riforma Fornero ha cancellato in realtà sia per i giovani ma non solo un'idea di pensione pubblica degna di questo nome. Manovra, DL fiscale, promossi o bocciati? Noi, come noto, riconosciamo che ci sono alcune cose che vanno anche nella direzione di richieste da noi avanzate. Penso alla cancellazione del super ticket, penso a maggiori spese sulla sanità, penso all'intervento fatto sugli asili nido e anche a una prima riduzione della tassazione sul lavoro dipendente di lotta all'evasione fiscale. Ma non è sufficiente, ci sono una serie di temi che non sono stati affrontati. Sulle pensioni, sia sulla rivalutazione che sul cambio della Fornero, non è stato fatto nulla. Sulle risorse per rinnovi dei contratti pubblici non sono ancora sufficienti. E poi la lotta all'evasione fiscale bisogna farla ancora di più. E siccome il governo con noi si è impegnato ad avviare dei confronti, per noi deve essere una trattativa vera che parte già da gennaio, proprio sulla riforma del fisco, proprio su una rimodulazione dell'IVA, proprio su una vera riforma della Fornero e allo stesso tempo anche sulla necessità di nuove assunzioni stabili nel pubblico impiego, di una vera lotta alla precarietà e di un rilancio concreto degli investimenti sia pubblici che privati per creare lavoro. E queste cose per noi bisogna che a gennaio diventino impegni operativi che stabiliscono già dall'inizio dell'anno quali sono le nuove leggi di stabilità che vengono fatte nel nostro paese. Non possiamo più avere una logica di due tempi e aspettare a settembre di ogni anno cosa succede. Vogliamo cambiare, il governo con noi si è preso questo impegno, è chiaro che per noi l'inizio dell'anno è un inizio vero e ci aspettiamo una nuova primavera. Se non è così, la facciamo noi la primavera.